come doppiatrice, ha dato voce a molti documentari, molti cose. Quindi, se ascoltate bene, penso che riconoscerete la sua voce. È bravissima e lavora ancora oggi come doppiatrice, soprattutto molti di questi, come si chiamano, Vabbè, audiodescrizioni, audiolibri, audioguide, audiolibri. se ascolto un audiolibro spesso trovate sentirete la sua voce, quindi lei gentilmente mi accompagna, queste parti le sa, ma le facciamo sempre tre, ed è stata molto gentile nel momento in cui l'ho detto, perché abbiamo avuto poco tempo per organizzare tutto, ma che Simonetta mi ha chiamato chiedendo se volevo partecipare a questa sua bella manifestazione che porta avanti da anni, che è Buon Compleanno Garbatella. Per me è un onore partecipare a Buon Compleanno Garbatella, non è mai ambito a tanto, ma comunque sono felice che lei ha potuto accettare. In breve tempo ha accettato anche Fabrizio Federici, che è un giornalista e saggista, scrive per diverse testate, anche internazionali, esperto più che di romanzi criminali come il mio del mondo arabo, diciamo. Altre situazioni Sì, ugualmente strane, comunque. allora adesso lui leggerà brevemente, vi spiegherà brevemente il suo punto di vista, cioè una breve recensione, è stata una delle prime recensioni, abbiamo qui anche un altro che ha già scritto una recensione sul mio romanzo. E poi vi racconterò come nasce il romanzo, e racconto, diciamo, nasce il romanzo, e sui protagonisti, poi lei leggerà altri, ci sono altri due brani, classici due brani che leggiamo sempre, e poi se voi comunque avete delle domande, dei dubbi, qualche cosa, tipo, la cosa è abbastanza libera, interattiva, e potete domandare, fare quello che volete, va bene? D'altronde, in quale altro modo dare un senso alla propria vita? In genere non lavorava su commissione, era uno spirito libero, però in quel caso non aveva potuto rifiutare, tanto più che si trattava di un lavoretto di poco conto, un piccolo favore per l'appunto. Si rivide in un lungo corridoio bianco, lucidato a specchio che odorava di candeggina e incenso, illuminato da una fastidiosa luce al neon, fermo davanti a una tela di scarsa qualità, forse del Settecento, che in quell'ambiente stonava, così come era fuori luogo lui stesso, giovane, ben vestito, con una giacca di lino blu che valeva più del quadro alla parete. Fin dall'inizio aveva avuto una sgradevole sensazione. Ricordava di aver sostato davanti al quadro senza sapere che dire alle due suore in abito bianco che lo guardavano attendendo con ansia un responso. Allora? Gli avevano chiesto. Sorprendente. Non sapeva come definire altrimenti la crosta che aveva davanti. È un quadro molto antico. Pare che ci abbia messo mano più di uno. Sor Paola, la superiora dall'aspetto matronale e lo sguardo amorevolmente sveglio, in qualche modo sembrava intuire i suoi dubbi. Aveva annuito. La tela raffigurava una Santa Giovanna d'Arco mal riuscita, che era stata più volte rimaneggiata, al punto da rendere poco leggibile la stessa figura della santa raffigurata in arme accanto a una grande croce. Qual è il problema? L'arcivescovo Severtini sta facendo pressioni per averla, gli avevano spiegato con grande sincerità. Averla o comprarla? Si era informato prendendo il cellulare per spegnere la suoneria. Non capiva perché non volessero cedere quella crosta. Non fa differenza, dato che non vogliamo dargliela, era sbottata la piccola e irrequieta suor Serafina. La superiore gli spiegò. Vede, noi non è che siamo proprio sceme. Ci rendiamo conto che questa tela non è il massimo della bellezza, con tutto il rispetto per Santa Giovanna d'Arco. E proprio per questo le pressioni dell'arcivescovo ci hanno, come dire, insospettite.